Salve popolo di Dio Stradio e bentrovati da Rugantino 7 alias Daniele Antonio Battaglia e Simone Andreoli a una nuova puntata di Formula One After Race. Ciao Simo! Ciao Daniele, un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. E allora, siamo arrivati alla 21esima puntata di questa stagione del 2023 che chiaramente corrisponde anche col 21esimo GP disputato dal Circus della Formula 1 e che ci ha visto tutti, nessuno escluso, protagonisti in quella di Las Vegas, la città delle luci, la città dove tutto è lecito, perché Simo, ricordiamoci che ciò che accade a Las Vegas resta Las Vegas e quindi Max Verstappen e il titolo mondiale non si muoveranno da lì, saranno confinati, esatto. No, scherziamo chiaramente. 53esima vittoria di Verstappen in Formula 1, ha eguagliato le vittorie di Sebastian Vettel, ma non è tanto questa la sorpresa quanto quello che è successo soprattutto prima della gara con un circuito che non era pronto per essere affrontato dai piloti e ne ha pagato le conseguenze Carlos Sainz, che ha distrutto buona parte della sua Ferrari a causa di un tombino che era mezzo aperto così e che ha rovinato la rossa. E nonostante questo, nonostante fosse colpa della federazione e degli organizzatori che non hanno sistemato bene a dovere la pista per l'incolumità dei piloti, che cosa è successo? Gli danno anche la penalizzazione perché la Ferrari è stata costretta a cambiare diversi pezzi della monoposto per rimettere in carreggiata Sainz per il weekend, tra cui la batteria, che è uno di quei pezzi che viene sanzionato qualora venga sostituito, ma senza che fosse colpa di Sainz o della Ferrari. Non è stato un errore del pilota, non è stata negligenza della Ferrari che ha fatto un prodotto scadente che ha necessitato una sostituzione anticipata, è stata colpa di un malfunzionamento diciamo così, della pista, che ha fatto rischiare la vita a uno dei suoi piloti, a uno dei protagonisti del mondiale, e nonostante questo si è dovuto beccare una penalizzazione di 10 posizioni in griglia, posizione che l'ha fatto partire dalla 12esima piuttosto che dalla seconda, quindi prima fila a fianco del compagno di squadra Charles Leclerc, che aveva firmato la pole position. Ok, detto questo, Simo, se abbiamo a disposizione sotto mano l'ordine, certo, d'arrivo del Gran Premio, se fosse possibile dare prima l'ordine d'arrivo, poi le prime posizioni del Mondiale Piloti e le prime posizioni del Mondiale Costruttori. Vai! Allora, per quanto riguarda il Gran Premio, ovviamente la vittoria di Max Verstappen, seguito da Charles Leclerc, che supera all'ultima curva quasi praticamente Sergio Perez per il secondo gradino del podio. Quarto, un ottimo probabilmente Esteban Ocon, che non si vedeva da un po' di tempo. Quinto, fantastico, a questo giro glielo dobbiamo dare, Lance Stroll, che comunque ha recuperato praticamente tutta la griglia partendo dalle retrovie. Sesto, Sainz, davanti alle due Mercedes, prima quella di Hamilton, poi Russell, chiudono la top 10 Alonso e Oscar Piastri. Qui faccio un attimo un appunto e mi ricollego alla questione tombino. Il karma punisce Toto Wolff, perché è stato quello che più si è scagliato contro l'eventuale decisione della FIA, che sembrava anche dire: guardate, effettivamente non è stata colpa vostra, potete sostituire i pezzi, per quanto riguarda la questione di Sainz. E quindi adesso si è ritrovato le due Mercedes dietro sia Carlos Sainz che Leclerc, e quindi adesso mancano solamente 4 punti tra le due e si giocheranno il secondo posto nel Mondiale Costruttori nell'ultima gara da Abu Dhabi. Per quanto riguarda la classifica piloti, partiamo dagli altri, perché tanto il primo sappiamo chi è. Sergio Perez ha ipotecato il secondo gradino, quindi c'è stato effettivamente quel tanto auspicato da parte dei vertici Red Bull doppietta nel mondiale piloti. Lewis Hamilton, che a questo punto arriverà terzo perché ha 32 punti di vantaggio su Carlos Sainz, così come su Alonso. Seguono Norris e Leclerc, forse più Norris potrebbe sperare di sopravanzare gli altri due, mentre Leclerc a 188 è abbastanza indietro. Russell, diciamo, è quello là che dovrebbe essere un po' più punito, in quanto probabilmente non è riuscito a soddisfare le richieste dei team a inizio anno. Per quanto riguarda la costruttore, appunto, abbiamo detto, c'è Red Bull lì davanti da sola, ormai 500 punti e passa di vantaggio quasi. Mercedes e Ferrari si contenderanno il secondo posto, seguiti da una McLaren che potrebbe difendere il quarto posto abbastanza agevolmente,
da Aston Martin, seguono poi tutte le altre che ormai praticamente quasi, se non fosse per qualche incidente in gara, qualcuna non verrebbe neanche più inquadrata, tipo l'Alfa Tauri nel Gran Premio di ieri, che fin quando Tsunoda non decideva di ritirarsi io non l'avevo praticamente neanche vista la loro livrea. Livrea, ecco, bravo, hai detto una parola chiave, perché praticamente quasi tutte le scuderie per il Gran Premio di Las Vegas hanno deciso di fare delle livree speciali. L'ha fatto la Ferrari, l'ha fatto la Red Bull, Alfa Tauri, l'hanno fatto, chiaramente l'ha fatto la Haas, che giocava in casa, correva in casa, la scuderia americana. Williams anche, per Sargeant. Williams anche, poi in pratica anche buona parte dei piloti ha sfoggiato un casco particolare, ma quello ormai lo stanno facendo quasi, diciamo, di continuo per ogni Gran Premio, chi per un motivo, chi per un altro, stanno facendo realizzare dei caschi personalizzati ad hoc per quella specifica gara. In questo caso comunque c'è stato ancora più un cambiamento in testa proprio ai vari piloti per il Gran Premio di Las Vegas. E devo dire che ci sono state livree belle, è stata bella la Ferrari con qualche spruzzatina di bianco qua e là. Molto elegante quella della Ferrari. Sì, un po' se ti ricordi la Ferrari dell'ultimo anno, degli ultimi due anni di Vettel. Sì, prima con sì. Raikkonen e poi con Charles. Anche solo banalmente rivedere gli alettoni bianchi del periodo di dominio di inizio 2000. Esatto, sì, è stata proprio, ecco, hai trovato l'aggettivo giusto, elegante, molto elegante quella della Ferrari, come si confà chiaramente alla scuderia che ha fatto la storia del motorsport. E poi mi è piaciuta anche abbastanza quella di Red Bull, volendo, anche se poi non l'ha inquadrata tanto quella di Alfa Tauri, un po' più particolare. Un pochettino più dal punto di vista casino quella di Alfa Romeo, che l'ha cambiata pure con non so spiegarla bene, comunque insomma con i simboli delle carte, con le picche, con i cuori, con... Per quanto riguarda Alfa Romeo, scusa, mi trovo solo un piccolo problema, era troppo uguale a Mercedes, che praticamente hanno tolto il rosso, era completamente nera la vettura, un po' bruttina. Diciamo, sì, rimandati, l'idea, ecco, poteva essere buona, però a quel punto avessero fatto però i simboli gialli, oro, sarebbe stata la Haas di qualche anno fa, sì, o addirittura sarebbe diventata la Lotus dei primi anni 80, voglio dire, perché era una macchina che a me piaceva tanto. Ora, ok, però un attimo specifichiamo, perché è vero che ho un'età, però non è che io i primi anni 80 capissi tanto di Formula 1, avevo 3 anni, 4 anni, però poi cominciando a crescere, vedendo i video in televisione delle gare dei primi anni 80, nei vari reportage documentari, vedere quella macchina lì nera con le strisce e i numeri dorati, oggettivamente per me resta una delle vetture più belle e affascinanti della storia della Formula 1, per quanto fosse una Lotus e non una Ferrari, però per carità di Dio anche Lotus è un nome storico del motorsport, quindi tanto, tanto di cappello. Come pure non hanno solo cambiato le livree delle auto, ma anche alcuni piloti hanno cambiato proprio la loro tuta. Vero, hai ragione. Anche qui promossa tantissimo la scelta di Ferrari, anche qui tanto elegante, sì. O meno la scelta di Red Bull di avere i due piloti con le due colori diversi. Però da dire, a me piace vedere quando l'auto ha una livrea e il pilota dentro ha colori diversi, quello mi piace. Il fatto è che le due livree erano un po' strane, ho preferito quella di Perez perché era bianca. E ricordo un paio di anni fa quando Red Bull fece la versione speciale per celebrare Honda, in cui la Red Bull fu dipinta bianca, quella mi piacque tanto. Però il problema è proprio la sembravano tutte da, appunto, da jackpot, anche qui, che ci sta, perché Las Vegas anche qui è stato bellissimo, è stato bellissima tutta l'organizzazione, tutti i soldi che hanno speso per accendere la sphere, quella grande palla che c'è a Las Vegas. Si sono dimenticati il tombino, ma quello è perché alla fine non ci interessa.
Non ci interessa a noi, non interessa lo spettacolo fuori, il tombino dentro, pure loro potevano chiuderlo, scenderlo dalla macchina e chiuderlo, oppure mettere, che ne so, un cono. Un triangolo. Che... esatto, per il traffico. Quelli sono dettagli stupidi alla fine. Anche qui è la piega che sta prendendo la Formula 1, quella di pensare più forse allo spettacolo che alla corsa in sé. Ci sta da un lato vedere che il 90% degli invitati nel paddock non sappiano probabilmente nulla di Formula 1, di corse in generale. Sì. Voglio lasciare un 10% perché qualcuno ci stava. Voglio sperare che un Ibrahimovic o un Beckham sapessero qualcosa. Sì, me lo auguro anch'io, che tra i quali proprio Ibrahimovic è stato ospite del paddock Ferrari. Allora non mi ricordo... Sempre parlando della mancata organizzazione di Las Vegas, non so se qualcuno ha visto che effettivamente a causa del problema di Sainz durante le FP1, praticamente la sessione è stata annullata ed è stata rimandata di 2-3 ore, quindi i piloti hanno corso nella notte. Ah, vero, giusto, con probabilmente ancora tutto il fuso orario e la stanchezza, ma non solo i piloti, anche i meccanici. Ma a un certo punto, giustamente, che i biglietti immagino andavano via poco a Las Vegas, hanno fatto allontanare il pubblico. Perché? Perché effettivamente la sicurezza sul circuito, quindi diciamo i vigili urbani, chiamiamoli così, famosi vigili urbani di Las Vegas, esatto, avevano terminato il loro periodo di lavoro e quindi non potendo eccederlo, perché uno non pagati, due vietato dalla legge, hanno dovuto far allontanare il pubblico che aveva dato via tanti bei soldini per 10 minuti di prove libere che poi si sono consumate nel famoso tombino. Quindi anche qui, diciamo, il venerdì non era partito benissimo, poi fortunatamente hanno recuperato, perché comunque avranno speso miliardi. Ma ricordiamo che hanno corso alle 2 di notte là alla fine, cioè hanno corso di notte per fare la seconda practice. Però può pure più, cioè, un attimino, cioè, ricordiamoci che quei ragazzi rischiano sempre la vita. Cioè, li fai correre di notte, magari saranno anche un pochettino stanchi, il sonno si farà sentire. È vero che ci sono anche piloti che magari fanno l'endurance da 24 ore, però appunto fanno i turni, si riposano. Sì, Senna poi alla fine hanno avuto ragione loro, perché a parte il tombino che ormai è diventato quasi più un meme che... Fine è da rivedere tanto la questione, bisognerebbe anche mettere un cavillo nel regolamento del se il problema è causato da esatto, al circuito, il team è giustificato nel sostituire. Non ci sono stati chissà quali incidenti, se non a parte quello di Norris, che è stato bruttissimo, perché praticamente c'era la telecamera ferma sul punto in cui è andato a sbattere, quindi a mio avviso si è visto traballare l'inquadratura e non si era capito chi era andato a sbattere. Poi dopo fortunatamente Norris è andato bene, però alla fine, a parte appunto l'incidente di Norris, il tombino e poi i contatti in gara, soprattutto quello tra Russell e Verstappen, e anche qui apro la postilla, Verstappen quest'anno è stato il pilota più fortunato, non dico nella storia, però sicuramente anche Hamilton negli anni passati ha avuto fortune di questo genere, però allo stesso tempo è anche quello che fa un campione, giustamente. Poi andremo a dire che Leclerc purtroppo l'ha avuto tutto quanto è riuscita a redimersi con un sorpasso fantastico, nonostante in Red Bull abbiano provato a fare gioco di scia, infatti si è visto Verstappen che ha rallentato vistosamente anche a seguito dell'ordine, però alla fine Leclerc ha tentato una cosa quasi impossibile, gli è andata bene a questo giro. Forse 2-3 gran premi fa sarebbe andato a sbattere in faccia al muro proprio per la questione sfiga che c'ha, che ha avuto. Guarda, allora vorrei sottolineare intanto che la tecnica, la tattica, la strategia applicata da Red Bull negli ultimi tre giri per difendere il secondo posto di Perez è stata chiaramente, palesemente copiata dallo smooth operator di nome Carlos Sainz, che l'ha messa e l'ha inventata in corsa all'improvviso, mandando tutti nel panico in quel di Singapore, realizzando una vittoria straordinaria. E poi c'era un'altra cosa che volevo dire su Leclerc, ma mi sono dimenticato. Comunque, una era appunto il fatto che è stata copiata la strategia di Sainz di Singapore, l'altra, quando me lo ricordo ve lo dico, altrimenti
registrerò un pezzetto, 2 secondi solidi di puntata bonus di Formula One After Race, dove vi dico quello che mi sono dimenticato adesso. Parlate sempre della fortuna di Verstappen, si è visto anche qui, è l'anno perfetto, si trova nel posto giusto, al momento giusto, nell'anno giusto, con l'auto giusta, tant'è che domina, si prende la penalità, perché effettivamente, anche se non so se avrei dato la penalità piuttosto che restituire la posizione a Leclerc per quanto riguarda il contatto alla prima curva, forse avrei più apprezzato uno restituire la posizione. Ma comunque anche la penalità ci sta, perché lui dice ho frenato tardi, non l'ho fatta, insomma non l'hai fatta apposta. Sappiamo i trascorsi di Max. Non l'ho fatta, insomma magari lo posso dire io, sai, ho sbagliato, non l'ho fatta apposta. A quel punto sono entrato un po' nel panico per evitare di fare un incidente, ho visto che lui pure andava dritto, ho preferito andare dritto anch'io, un 3 volte campione del mondo di Formula 1. Scusami, sono ricordato quello che volevo dire, sennò poi me lo dimentico, che con la partenza penalizzata di 10 posizioni, Carlos Sainz alla prima curva è stato toccato, non mi ricordo da chi, è ripartito in 20esima praticamente, dalla 20esima posizione, a testimonianza che la Ferrari aveva oggettivamente un bel passo a Las Vegas, è rimontato fino alla 6ª posizione. Quindi Carlos, se non gli avessero rotto le scatole, partiva davanti, era capace che gli infilava un'altra bella vittoria. Continua. Sì, poi per quanto riguarda un commento sulla gara, bello vedere finalmente 2 sorpassi in pista sulle Red Bull portate e tra l'altro non in situazioni tipo quella di Singapore, dove la Red Bull era in difficoltà, ce l'hanno detto loro, poi non sappiamo qual era la vera motivazione. Però qui sorpassi e controsorpassi. Leclerc che riesce a superare Verstappen un poco prima che lui entrasse ai box, mo era perché le gomme erano finite o meno, però c'è stato il sorpasso, quindi una bella gara da vedere. Però allo stesso tempo Max, non lo so, domina troppo e quindi può permettersi anche tra virgolette la scorrettezza, tanto pure che viene punito non gli cambia niente, si recupera. Noi comunque siamo arrivati in conclusione di questa 21esima puntata di Formula One After Race. Come avete visto, abbiamo divagato anche su questioni estetiche, perché non sappiamo più di che cosa parlare, perché oggettivamente tranne appunto il sorpasso di Leclerc, il tombino che ha distrutto prematuramente la gara di Sainz, non c'è stato molto poi da raccontare. E vi diamo appuntamento per la settimana prossima, perché ci sarà l'ultimo Gran Premio di quest'anno, del 2023, che si disputerà come di consuetudine ormai ad Abu Dhabi. Vi ricordiamo i nostri siti internet globalshow.net, gsradio.it, tutte le nostre pagine social dove ci trovate, Global Show, GS Radio, oppure le pagine del sottoscritto Daniele Antonio Battaglia, o anche se cercate Rugantino 7 mi trovate, o altrimenti l'unico social del nostro Simone Andreoli, che è quello di Instagram. Mi raccomando, andatela a seguire, Simons54. Le S dette così sembrerebbero 18.000, in realtà sono solamente 3. Però ecco, ricordatevi che ce n'è più di una. E poi vi ricordo anche gli appuntamenti con gli altri show di GS Radio e GS Television, The Pressing Corner View che conduco con Miss Alexis, Best Talk di Eagle, L'Ora del Wrestling dell'amico Pino Fasciano, e poi i nostri altri podcast oltre a Formula One After Race, Forza Azzurri. Anzi, noi stiamo registrando di lunedì 20, stasera gioca anche l'Italia, quindi nei prossimi giorni registreremo anche la nuova puntata di Forza Azzurri, e poi i capolavori della poesia italiana, dove recito di tanto in tanto. Siamo arrivati lì agli sgoccioli, ci sono le ultime 2 o 3 poesie che verranno messe online, dove dicevo recito alcune delle poesie più belle che sono state scritte dai nostri maestri della poesia del paese, del bel paese. E allora, come dicevo, per questa puntata è tutto, l'appuntamento è alla settimana prossima con il Gran Premio di Abu Dhabi. Ciao!